grande partecipazione al primo appuntamento in programma Bagno di Romagna in occasione della Gran Fondo del Capitano, la manifestazione cicloturistica giunta quest'anno alla sesta edizione ed inserita tra gli eventi di Wellness Valley, il primo distretto mondiale dedicato al benessere e alla qualità della vita. Oltre alla Gran Fondo, alla Coppa della Stampa per i giornalisti e all'International Press Cup per la stampa straniera in programma domani, domenica 7 giugno, nella cittadina termale incastonata nel Parco delle Foreste Casentinesi, sabato 6 giugno si è svolta un'appassionante anteprima, il mondiale campionato mondiale sprint per i giornalisti ciclisti, a cui si è aggiunta anche una prova per ospiti VIP ex ciclisti di livello. Andrea, innanzitutto cosa significa un mondiale per giornalisti? Ma è una manifestazione come tante altre, ha uno spirito sicuramente più goliardico, è un'occasione per incontrare tanti colleghi, amici, spesso che è difficile incontrare perché magari per varie attività in giro per il mondo, ed è anche un motivo di promozione per il territorio che ci ospita. Lo spirito che prevale oggi è la gioia di stare insieme, di divertirsi all'insegna di uno strumento sano, green come la bicicletta. Questo sì, ma non dimentichiamo anche un po' l'aspetto agonistico che non manca mai, giusto? Tra di noi vincere, battersi l'un con l'altro diventa fondamentale, perché poi alla sera davanti alla birra lo sfottò parte automatico e quindi essere in vantaggio è conveniente. Sono arrivato ieri ed ho avuto modo di sperimentare l'accoglienza e il calore italiani. Anche le strade sono fantastiche per la bicicletta. Certo fa un po' caldo, ma per questo non ci possiamo fare davvero nulla. Come si affronta un percorso così breve come quello dello sprint? In realtà non è semplice, la cosa più importante è scegliere il rapporto giusto. Non bisogna commettere l'errore di partire con un rapporto troppo duro, bisogna prendere velocità e aumentarla gradualmente fino alla linea del traguardo. Eugenio Capodacqua, abbiamo detto che questo è un grande gioco, un modo straordinario per stare insieme, incontrarsi, confrontarsi, ma pur sempre di un mondiale si tratta, sale la tensione, tutti vogliono vincere. È normale che si voglia vincere, insomma un pizzico di sano agonismo non guasta mai. E credo che qualcuno poi ci si sia allenato molto bene a questa prova, anche se sono solo 300 metri, uno sprint. Io l'ho vinta nel 2011 a Gabicce e cioè, la concorrenza era molto molto forte. Una gara sprint, solo 300 metri, come vanno affrontati? Ma vanno affrontati gestendosi bene, però non è facile perché io personalmente non sono specialista, si cercherà di partire con un rapporto giusto e di aumentare via via la potenza fino all'arrivo a tutta. Insomma, un mondiale per giornalisti ha sempre il suo fascino. Io mi infilo sempre dappertutto. No, è molto bello perché comunque sono dei campioni con una volta con la penna, adesso con la tastiera. Ora vediamo come sono in sella, visto che loro sono molto bravi a criticare a volte le scarse prestazioni degli atleti. Vediamo se questa volta possiamo criticare noi le loro prestazioni da ciclisti e da atleti. Oh,
complimenti agli organizzatori perché hanno scelto questa località meravigliosa, una località incredibile, soprattutto anche il percorso studiato per questi 300 metri sprint è veramente incredibile. 300 metri sprint è da fare tutti di un fiato e sicuramente il vincitore sarà un degno vincitore di questo campionato del mondo sprint giornalisti. Come si affronta un percorso così breve? Molto importante la scelta del rapporto. L'importante è partire bene. Chi parte bene poi riesce anche a terminare lo sprint nel migliore dei modi. Usare il rapporto giusto, non troppo duro, non troppo agile e poi nella parte finale dare gas, aprire il gas e riuscire a fare un buonissimo tempo. Graziano, prima del via ti avevo chiesto come andava interpretato questo percorso, io direi un'interpretazione magistrale. Sì, devo dire una gara bellissima, strepitosa, sono partito col rapporto giusto, poi nella parte finale avevo ancora un paio di denti, sono riuscito a buttarli e a fare questo tempo che per me è molto importante. Ringrazio molto anche tutta l'organizzazione per questo campionato del mondo sprint. Sono molto contento e felice di aver ritrovato i miei amici, l'anno scorso non ho partecipato, quest'anno ritrovo loro, per me questa è la più grande vittoria che posso fare al mondiale. Noi approfittiamo in queste occasioni per divertirci appunto in gara, ma anche al di fuori della gara ci incontriamo, siamo un gruppo di amici che provengono da diverse regioni italiane, sono anche tanti ragazzi stranieri e quindi appunto ecco, ci divertiamo. E la gara è stata, come ha detto l'amico Graziano, una bella gara, divertente anche penso per il pubblico, è una gara dove bisogna essere veloci ma anche indovinare il rapporto giusto, era fondamentale. Pare sia andata bene, non ho visto l'ordine d'arrivo, però ecco, è stata positiva. Guarda, il bagno di Romagna è veramente uno spettacolo, non l'avevo mai vista e anche questa è una scoperta, quindi un bel posto e appunto un'occasione di trovare grandi amici, quelli che vedi una volta l'anno eppure senti di avere sempre vicino. Tatiana non è molto che va in bici, ma vincere una maglia di campionessa del mondo è una gran bella soddisfazione. Infatti è stata un'emozione ed è stato anche un po' inaspettato, perché poi la prova dei 300 metri assolutamente non l'avevo mai provata, non la conoscevo, quindi per me è stato un esperimento da rifare. Eugenio Capodacqua, lo dicevamo prima del via, questo è un grande gioco, è un momento di festa, ma insomma indossare la maglia iridata dà sempre soddisfazione. Dà sicuramente soddisfazione, ma la soddisfazione più grossa è di aver fermato il tempo. Io ho fatto più o meno lo stesso tempo di 4 anni fa a Gabice, quindi vuol dire che per me il tempo si è fermato. Medaglia 4 anni fa, medaglia adesso. Meglio di così. È stata una bellissima giornata e sicuramente penso sia stato un successo per tutto il nostro comune, siamo riusciti a dimostrare quello che possiamo dare a livello naturalistico e a livello turistico a chiunque si rechi nelle nostre zone, sono iniziative come queste che possono rappresentare il futuro per la nostra comunità, quindi è sempre un piacere ospitarle e immagino che domani sarà altrettanto un successo.